Ah, una buona notizia, perché appunto, come avete letto, gli esami clinici e la TAC, insomma, fatta in questi giorni, ha evidenziato una disapparizione di ogni evidenza di cancro. E quindi è il meglio che mi potevo aspettare. Ho condiviso con gli ascoltatori di Radio Radicale i primi bollettini, mi pareva giusto e sacrosanto condividere anche questa fase positiva del percorso e anche trovare così l'occasione per ringraziare non solamente il collegio medico e i miei professori che tu hai ricordato, il professor Santini, il professor Cortesi e il professor Tombolini, ma anche per ringraziare tutto il personale medico e paramedico che in questi mesi mi ha assistito durante le radioterapie, le chemioterapie, le varie altri, diciamo, effetti collaterali non gravissimi che però ho avuto e che hanno sempre visto nel personale una grandissima attenzione, per non dire un grandissimo affetto. Ed è anche un messaggio di speranza che voglio dare a tutti quelli che a milioni stanno seguendo dei percorsi e delle terapie per questo tipo di o altro tipo di sfide che ci troviamo, dicevo, ad affrontare. E comunque mi pareva giusto condividere, come ho fatto dall'inizio, condividere con voi tutti tramite Radio Radicale, insomma, la situazione. So bene che, come scrive il bollettino, è solamente una tappa, che dovrò fare bene adesso questa radioterapia preventiva al cervello e poi il periodo di riposo abbastanza lungo che mi è stato dato, proprio per evitare ricadute che sono percentualmente molto alte in questo tipo di cancro nei primi 12 mesi dopo il trattamento. Però è certamente un bel giorno per me, mi consente anche di dedicarmi un po' di più appena recupererò un po' di forze alle attività politiche che mi stanno a cuore, ed è anche un messaggio di incoraggiamento e di speranza e di grazie a tutti quelli e quelle che mi sono state vicino in tutto questo lunghissimo periodo che sembrava non finire mai, e un incoraggiamento a chi sta affrontando le stesse sfide. Grazie a voi e grazie di avermi aiutato, insomma, a poterlo dire, a poterlo far sapere come messaggio di speranza.